Allora, questo è il famoso campo dei miracoli, quello dove sono venute fuori penso 60-70 monete, no dai, fra tutti, però 40 da qua sicuro. Adesso, siccome non ho trovato praticamente nient'altro, faccio ancora un videetto piccolo con, se riesco a tenere fermo il telefono, un attimo perché è un'impresa qua. Devo brevettare qualcosa per tenere su anche la pala, una maniglia. E adesso ho detto, poi faccio un altro giro qua, tanto tra un po' vado a casa. Qua c'è un segnale buono, magari sai che va di culo. Aia, appena attaccato il video, proviamo. Perché non si sa mai. Oh. Vabbè, pensavo meglio, a dire la verità. Pensavo meglio perché l'avevo vista bella grossa, 10 lire. Però dai, una moneta è venuta fuori. E continuano a uscire, eh. Infatti suonava bene questo. Si vede che qualcuno qua se l'era dimenticata di prenderla su. Io penso che saremmo passati di qua, ma vorrei dire una cagata, ma 50-60 volte negli stessi punti, eppure ci sono dei punti che abbiamo sminchiato. A dire la verità, adesso non mi sembrava le 10 lire, ho visto solo il profilo, pensavo fosse un buono da 2 lire, una roba così. Però va bene, dai. Infatti ero già pronto a dirvi bentornati nei video senza niente. Ci sono qua un po' di chiodi, devo dire la verità. Però allora vi racconto questo intanto che andiamo avanti qua. Mi è venuto in mente prima. L'altra sera stavo guardando dei video su YouTube e praticamente ci sono quelle sottospecie di influencer, youtuber del cazzo, no? Ricerca col metal detector di residuati bellici. Per fare cosa? Per fare visualizzazioni. Ma io dico, ma siete degli ebeti? Ma non sono, cioè, questi qua che ho visto non sono gli unici. Prendono su, vanno a comprare il metal detector e vanno così alla cazzo. E questo era uno che ho visto, ma ce n'è un'infinità. Ce n'era un altro, addirittura ha preso il metal detector, è entrato in una caserma. Che io dico, prima zona militare, seconda cosa, io il video non gliel'avrei neanche fatto caricare su perché. Cos'è? Un bel chiodo. Avanti, non li avrei neanche fatto caricare perché comunque io faccio anch'io urbex, cioè nel senso che se vedete anche nel mio canale sono entrato in case abbandonate, ma la legge parla chiaro, voi potete entrare in proprietà privata, l'importante è non sostare perché l'occupazione è punita a norma di legge, quindi io entro chiaramente a rischio e pericolo perché c'è sempre il rischio di crolli, robe varie, ma io mi prendo le mie responsabilità, però non in zona militare. Questo poi è entrato col metal detector. Io quando vado a vedere le case abbandonate non vado col metal, o meglio, se fuori c'è il bosco, o un campo, un prato, o qualche cazzo di qualcosa, me lo porto dietro, magari un giretto lo faccio all'esterno. Ma non entrare e andare nel giardino privato di una villa o di una caserma, peggio ancora. Fa caldo oggi.
No, ma questi qua, ma proprio. Poi ha trovato un bossolo tutto esaltato col bossolo. Cuoco di là. Ma va, va. Beh, suona di schifo, ma proviamolo. No, perché il problema poi di questi qua è che vanno a fare gli splendidi, no? Come quello che andiamo a cercare, residui bellici, nel che ho visto 2 minuti, perché poi mi sono girati i coglioni. Ho detto lasciamo perdere, non bestemmio, perché nei video evito di bestemmiare, nella vita reale sì. E mi tengo sempre aggiornato con le ultime bestemmie. Qua infatti non mi convinceva sto qua. Non sono convinto, Vediamo. Ormai che me l'ha sentito lo scavo. E poi ci stupirà. Infatti un chiodo. Ormai li conosco tutti. Dicevo, il problema dopo è che grazie a sti 4 ebeti che fanno ste minchiate ci mettono i paletti a noi, che cominciano magari a tirar fuori stronzate di leggi, tipo questo sembra un po' meglio, vediamo, tipo patentini, robe che già comunque in Veneto e in Emilia Romagna ci sono per la miliciaria. Però cioè è come se io abito in Friuli, in Friuli abbiamo caserme abbandonate quante ne volete, ma sì, chi se ne frega, andiamo col metal là dentro, se mai che trovo qualche bomba me la porto a casa, cioè. Si suonava meglio, però è una schifezza peggio, in alluminio. Perché ogni tanto vedo di quei video io su YouTube che dico, boh, vabbè. E che purtroppo chi dovrebbe controllare non controlla, no, ci vengono a scassare la minchia poi a noi. Ci andiamo in un campo incolto a cercare 4 monetine del cazzo. Perché così è. Dobbiamo tornare indietro. Su questa riga qua. Io adesso faccio ancora mezz'oretta, dopo vado a casa. E mi 10 lire lo trovate. Sono già contento. Tutti falsi allarmi, ma sì, dov'è il problema? No, questa è la pala, sto correndo dietro la pala. No, così ci stavo pensando prima, ho detto ma magari faccio mezza chiacchiera sui video, vediamo se magari sono d'accordo con me. Bello che poi entravano di nascosto anche, li vedevi che. Oh, sì, ma adesso non mi ricordo chi sono, comunque se cercate metal detector caserma vi rebbe fuori. Che cercavano di non farsi vedere perché poi era vicino una casa, mi sembra. Questo suona o non suona? Chiodo. Poi è tutto un business dietro. Cercano di fare le cose peggiori.
per guadagnare di più, sono una questione di soldi. Anch'io, se avessi quella di guadagnare soldi, non dico magari con YouTube, ma avrei... Questo è un altro chiodo, eh. Sì, non scavo neanche questo qua. E avrei altra attrezzatura e farei dei video molto, molto meglio rispetto a quelli che faccio adesso, ma siccome non mi interessa di, né di guadagnare né altro, lo faccio perché mi piace come hobby e mi piace condividere determinate cose. Oh, poi, come ho sempre detto anche negli altri video, visto che io sono coerente, se arrivo a 1000 iscritti che guadagno 2 euro al mese, non è che li butto via, eh. Però, per me l'importante è stare in giro senza rotture di coglioni, quello sicuramente. Comunque, vabbè, questo è un campo un po' passato e ripassato, dobbiamo aspettare che lo rigiri l'ultima volta prima di seminare, magari esce ancora qualcosa, se poi va più in profondità meglio. Adesso tra un po', ancora un mesetto più o meno, giugno, metà giugno, cominciamo a fare un po' di notturne in spiaggia. Poi a parte che questi campi qua li abbiamo prosciugati, quindi bisogna andare da qualche altra parte. Volevo vedere se mi dava ancora un segnalino e dopo vi salutavo. Un segnale stabile però. Ma una cagata. Perché sì, segnale stabile, chiaramente bello secco, sicuro c'è qualcosa di interessante. Poi è chiaro che c'è qualche segnale un po' più stupido in base a come è messa la moneta, in base al terreno, che sarebbe meglio scavare, ma diciamo che ogni volta che ho detto boh, scavo lo stesso, ho trovato chiodi. La volta che non scavo, poi sicuramente lascio sotto qualcosa d'oro, garantito. Siamo ancora in 2 minuti. Perché qua. Vabbè, dai, almeno in questo 10 lire sono venute fuori, eh. Non potete dire che non trovo niente. Che poi con tutte le volte che abbiamo girato qua, eh. Questo è il segnale buono del saluto, non penso sia buonissimo, però non importa. Dove sei? Qua. Boh, un bossolo, dai, mezzo. Ecco, qua per esempio ho notato che sono solo mezzi bossoli, si vede che sono stati massacrati dagli arati, ma non era zona di guerra qua, quindi... Qua non era zona di guerra, anche perché bossoli ce ne sono veramente pochi, quindi nessuno ha sparato. Boh, e niente,
Adesso arrivo, non so neanche che ore sono, ma vediamo dopo. Arrivo fino alla macchina e penso che andrò a casa, che tanto per oggi la mia camminata l'ho fatta, e ci vedremo a data da determinarsi, perché non ho idea, come vi dicevo nell'altro video, c'ho un po' di lavori da fare. E boh, dal campo degli ex miracoli, perché qua oggi si deve fare un cazzo, vi saluto e ci sentiamo prossimamente. Voi nel frattempo iscrivetevi, se avete qualche domanda o qualche curiosità, se so rispondervi, più che volentieri. Ciao!